Stamattina ce ne andiamo al mercato, ad un paese qui vicino al mio, e niente, da tantissimo, tantissimo, tantissimo tempo che ci manco a questo paesino qui, appunto al mercato, e voglio andare a vedere anche perché voglio prendere un paio di pantofole per quando vado a partorire. E poi volevo vedere un pochino anche i prezzi magari dei pigiami, quelli là che hanno i bottoni, con i bottoni avanti, perché sinceramente spendere, io le ho viste anche su internet, magari su H&M, Chiavi, anche apposta per l'allattamento, no? Però ecco, si parlava di 30 euro, 20, e quindi, cioè io sinceramente con 30 euro ne vorrei cercare di prendere due. Non so se ci riesco, però mo, vediamo un pochino, perché non... Ecco, appunto non lo so, perché io con loro, essendo che ho partorito ad agosto, comprai praticamente delle vestagliette, dei pigiami a vestitino, a bretelline, con lo scollo a V, quindi andavo bene ad allattare. Poi sinceramente è passato del tempo, le ho buttate perché comunque si fanno, no, non sono più buone. Scusate se traballate, ma purtroppo qua le strade sono così. E niente, quindi ora vorrei prendere invece del vestito, mi piacerebbe appunto il pigiama in modo tale che io poi dopo lo possa sfruttare, perché il vestitino non mi ci trovo bene, né in estate né in inverno, né da nessuna parte, non mi ci trovo proprio, quindi vorrei acquistare appunto un pigiama a maniche corte, che poi se magari ho freddo, ecco, in ospedale mi ci metto un giacchettino sopra, qualcosa. E niente, quindi volevo prendere un pigiamino, vediamo se lo trovo con i bottoni, almeno fino alla pancia deve avere i bottoni, proprio se non ce l'ha completamente, magari fino alla pancia li deve portare, ecco. E Ma quindi niente, a chi? cos'è? È per papà il pigiama, per papà. No, per mamma il pigiama. Invece per mio marito devo prendere un pantalone per il lavoro, mi ha chiesto. Perché li rompe tutti in mezzo alle gambe, essendo il lavoro che fa, si alzano, si abbassano, poi sapete, no? Si stracciano e li straccia sempre. Quindi, mo' gli devo prendere un pantalone a lui con le tasche laterali. Mi ha detto, vabbè, mo' vediamo un pochino che cosa trova. E niente, poi voglio fare una passeggiata. Ecco, appunto, che ci manco da tanto tempo. E se trovo, volevo prendere anche il trucco, perché hanno praticamente qui sta la bancarella che vende tutti i trucchi a 3 euro. Però sono appunto firmati, ecco, hanno la marca vicino. Quindi vabbè, mo vediamo un pochino. Comunque sono venuta più che altro per fare un giretto, non per acquistare proprio precisamente qualcosa, a parte il pantalone per mio marito che me l'ha chiesto proprio esplicitamente. Per i pigiami voglio vedere se trovo qualcosa, altrimenti vado nel negozio. Tanto è la stessa cosa oramai, negozio o mercato, anzi delle volte conviene meglio nei negozi che costano di meno le cose, anziché nei mercati. Comunque, ora siamo partiti, il semaforo si è fatto verde. E vabbè. Praticamente siamo tornati adesso dal mercato, sono mezzogiorno, che sono andata al mercato e ho perso, beh, tempo, erano già le 11 meno un quarto quando sono andata via. Poi sono andata un attimo sempre in quel paese a prendere un lenzuolino per la culla per Jacopo, perché appunto non ve lo dissi, non avevo più niente, quindi sono andata a comprare un lenzuolino per Jacopo. Poi sono andata un attimo da mio marito che gli serviva una cosa e ora sono tornata a casa da un quarto d'ora, diciamo, e mi sono messa a fare, qui vedete sto preparando la cheesecake per oggi, che viene, ho comprato quel barattolone qui da Alice, c'è in offerta 500 grammi in mascarpone, 1,69 euro. Ho preso questo mascarpone qui e niente, poi lo faccio con Philadelphia e panna per dolci. E la base, per la base ho tritato i biscotti, ho mischiato sia strutto e sia il burro, diciamo la margarina io uso, per non fare appunto tutto burro, perché ne avevo soltanto un panetto, ho dimenticato di comprare, quindi per non consumarlo ho fatto metà e metà. Speriamo viene bene. E niente, non ho ancora cucinato niente, non ho fatto i letti, devo ancora stendere i panni, devo pulire i bagni, ho un casino. Comunque, vabbè, dopo vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ah, ho comprato, beh, già ce l'ho qua, questo mazzettino qui di asparagi, l'ho pagato 1 euro e stasera ci faccio il risotto. Poi ho preso un paio di pantofoline a Christian,
Vabbè, le faccio vedere così veloce veloce, tanto va bene. Le pantofoline sono queste qua. Oh, e se l'aspettate, queste qua le pantofoline, le infradito di Spider-Man, ho pagate 1 euro. Poi ho preso questa tutina qui per Jacopo, veramente un pagliaccetto. Aspettate, non so come farvelo vedere, ecco qua, vedete, maniche corte con il pirata, appunto, il pagliaccetto. E poi ho preso queste lenzuoline qui della Pastello, queste qua però non al mercato, è dal negozio, per la signora l'ha messa nel contrario, vabbè, comunque della Pastello, per la culla. Poi vabbè, al mercato che cosa ho preso più? Ah, ho preso il pigiama per me, però ancora non l'ho presa la busta. Sbattono le porte. Il pigiama per me per l'ospedale, quello lì con tutti i bottoni fino a giù, l'ho trovato. E vabbè, questa è. Comunque il burro si è sciolto, finisco di preparare le cheesecake, ritiro i panni da fuori, non so se si vedono, i panni stesi, devo ritirare quelli e devo stenderne altri. E vabbè, devo fare i letti, devo passare a scuola, devo fare un sacco di cose. Quindi ci vediamo dopo. Buongiorno. Allora, ieri non ho finito di... cioè, non ho terminato il vlog, perché poi mi sono... a parte che dopo pranzo ho cucinato i bimbi, ve lo dissi, stavo proprio incasinata tra servizi, eccetera. Poi mi sono andata a trovare appunto delle persone, zie, parenti, amici, eccetera. E quindi non ho completato il video. Ecco, la sera abbiamo mangiato e non ho completato più il vlog. Stamattina è sabato, sono già le 10 e qualcosa, ecco, ci siamo svegliati io alle 7:30, però dal letto mi sono alzata alle 8:15 circa. Mi ho fatto colazione solita, latte e biscotti. Stamattina abbiamo usato le gocciole, mentre in settimana stavo usando le macine, diciamo, i frullini alla panna. E niente, ora sto pulendo la cameretta dei bimbi, ho spolverato già tutto. Voglio dare un attimo una pulitina molto molto veloce ai vetri, più che altro quelli là all'esterno, e non è che devo fare, ho fatto già i letti, devo fare soltanto il letto nella mia camera e devo togliere anche lì la polvere. La settimana scorsa mi sono già pulita sopra gli armadi, ho fatto i lampadari e quindi sto a posto. Dopo passo soltanto l'aspirapolvere e magari do una lavatina a terra. E niente, solite cose, ragazzi. Quindi ho scongelato le chele di cranchio per secondo oggi, per primo non so che cosa fare, perché vorrei, di solito il sabato mi piacciono gli spaghetti con le vongole, però sinceramente sono ancora in pigiama e non voglio proprio scendere, non ho proprio voglia. E quindi ecco, non so per primo che cosa fare, ma ci arrangeremo, non lo so. Comunque per secondo è sicuro chele di cranchio con insalata, perché ho delle insalate che mi diede sia mia nonna e sia un amico di mio marito, appunto, del giardino, che secondo me oramai se è anche fracicata la devo buttare, è un peccato, però vabbè. Quindi chele di cranchio, insalata, è sicuro. Comunque vabbè, io oramai ogni passo che faccio sono stanca, non ce la faccio più neanche a fare i servizi. Prima ero, non dico una macchinetta, però ecco, facevo di tutto. Adesso non riesco assolutamente, soprattutto la sera, arrivata la sera sto proprio stremata, stanchissima. A prima mattina appena mi alzo già sto stanca. Però vabbè, alla fine manca un mesetto, diciamo, una decina di giorni al lieto evento. Quindi anche, diciamo, normale, no? E vabbè, io finisco di fare le mie faccende di casa, come tutte le brave donnine, brave mogliettine e mammine. E vabbè, magari ci aggiorniamo dopo. Scusate la poca luce, sono qui in bagno, praticamente sto facendo, volevo farvi vedere, più che altro spiegare che cosa sto facendo. Allora, ho preso due tappi, questo qui è il tappo del detersivo dell'omino bianco, mentre questo qui è il tappo di questo prodotto qui che ho, che sinceramente ho usato poco, ce l'ho già da tantissimo tempo, l'anticalcare della Dexal a gel. Si usa per ogni lavaggio, e appunto è un anticalcare. Non lo uso molto perché non lo so perché, vabbè, ora comunque ce lo metterò un pochino all'interno. Lo comprai a Eurospin in estate, se non erro. Comunque, aia, ah, stare
con le gambe così, insomma, un pochino scomodo. Comunque lo comprai, scusate la poca luce, ma appunto sono in bagno. Lo comprai appunto da Eurospin, e niente. Allora, che cosa sto facendo? Siccome devo lavare i panni, neanche i panni, le lenzuolina per Jacopo, queste qua sono la seconda lavatrice che faccio per lui. Le prime ho lavato delle lenzuoline così giornaliere che userò per casa, mentre ora vado a lavare quelle lì che appunto fai il bravo, che appunto userò in ospedale. Allora, in questo tappettino più piccolino, perché vedete là appunto la differenza. Allora, in questo qui, non vi mettete qua davanti, vado a mettere del bicarbonato. Aspettate, se no non vedete. Cos'è il Vado bicarbonato? appunto per magari sbattetelo un po', altrimenti si fanno. Oppla, me lo sono buttato tutto addosso. Che deficiente. Vabbè, cerchiamo un pochino di sbatterlo, anche se è una cosa impossibile. Allora, mi appoggio un attimo qui. Questo qui serve per disinfettare la lavatrice, Christian. Allora, come vedete, qua dentro sono andata a mettere bicarbonato, e questo qui. Sono andata a mettere tutto il bicarbonato. Oh, un attimo, sto parlando! Sì, sono andata a mettere tutto il bicarbonato di sodio. Cioè, non ti appoggiare qua, altrimenti mi fai cadere il telefono a mamma. Allora, sono andata a mettere il bicarbonato di sodio in uno, mentre in quest'altro. Allora, non so come mi vediate. Managgia, vabbè. In quest'altro tappo vado a versare tutto l'aceto, branghete. Questo non lo so, andate a vedere voi. E riempio appunto tutto il tappettino. Aspettate, ecco qua. Ho usato appunto aceto di vino bianco. Ora che faccio? Prendo. Allora, questa qua è la lavatrice. Dai, levatevi un attimo da davanti che sto facendo un attimo qui. Allora, vado a mettere i tappettini all'interno del cestello, cercando appunto di non farli cadere. E vado ad azionare la lavatrice. Praticamente io la metto a risciacquo. Allora, fammela spengere un attimo. La mettiamo così. Che è soltanto risciacquo e centrifuga, mi fa giustamente per, anzi, mettiamo centrifuga esclusa. Ho questi pulsantini antipiega, mezzo carico, centrifuga. Metto l'antipiega, lo posso anche togliere. Spero riusciate a vedere perché io non vedo una ceppa. Comunque, ho messo mezzo carico, centrifuga esclusa. Metto qui, ho messo freddo e ho messo soltanto risciacquo e vado ad accendere. E nel cestello, oppla. Vado a mettere appunto l'anticalcare che vi ho. Levatevi un attimo. Non so, aspettate se vedete. Vabbè, vado a mettere l'anticalcare che vi ho detto prima. Che poi dopo comunque se lo prenderà da solo. E facciamo andare così che vedete magari gira da sola. In modo tale da appunto da disinfettare. Opla! Da disinfettare la lavatrice. E niente, così poi vado a lavare le lenzuoline del bimbo. E niente, vi ho voluto far vedere questa piccola cosina che faccio prima di lavare i panni. E poi dopo i panni comunque li laverò con questo detersivo qui, Dixan. Dopo i panni li laverò con Dixan. Poi uso questo coccolino qui come ammorbidente. Coccolino, questo qua è il concentrato, se non erro, ammorbidente, sì, concentrato. E invece per disinfettare vado ad aggiungere un tappetto di omino bianco additivo disinfettante. Presi questo perché trovai questo in offerta, ma è uguale, potete usare Napisan, c'è Amukina, c'è omino bianco, insomma ci stanno varie marche. Io uso questi prodotti qui. Vabbè, ora faccio fare questo qui che dura circa una mezz'oretta, questo risciacquo. Perché? Che hai toccato? Mamma, ma che cos'è il bicarbonato? Serve per disinfettare le cose. Che cos'è il carbonato? E niente, vi ho voluto far vedere un pochino Mamma, come. che cos'è È una il carbonato? polvere, serve per disinfettare. Vi ho voluto far vedere come appunto preparo la lavatrice, perché comunque ci laviamo i panni nostri che sono sporchi e tutto. Quindi la disinfetto prima così e poi dopo vado a lavare i panni di Jacopo. Dato qua? Perché l'ho messo nella lavatrice.
E vabbè, io continuo le mie faccende. Guardate un po' che mio marito che cosa mi ha portato. È andato a lavorare a Napoli. Sono le 3 e quindi mi mangio questa bella sfogliatella di frolla. Cioè, no, è veramente la frolla, la sfogliatella è quella là tutta riccia. C'è il limone, che abbiamo mangiato tutte le pelle di trencio. Aspettate, opla. Eccola qui. Allora, adesso assaggiamo com'è, sicuramente sarà buonissima. Buonissima. A me la sfogliatella con la riccia non piace e quindi mi ha portato questa qua, la frolla. Grazie, amore mio. Allora, l'outfit di stasera è leggings blu, scarpe nere, magliettina rosa. Lo so, sono un po' di colori, però la giacchettina di jeans sopra. Poi ho messo questa sciarpa qui bianca e blu, la collanina e chiamangeli, questi breccellini blu. E niente, io aspettate, giro magari il telefono. Con cui mi sono truccata così semplice, soltanto una riga di eyeliner e nulla di che. I capelli ho dato una piastrata. Tanto domani devo fare lo shampoo, doccia shampoo. E niente, eccoci qua. I bimbi sono vestiti così, belli. Noi usciamo, non si sa dove andiamo, ma va bene. Aspettate che voglio togliere questo zoom. Vabbè, ciao. Stasera siamo andati in pizzeria, una volta ogni tanto ci vuole. Questa pizzeria qui si trova a Gragnano e si chiama Zia Nello. Abbiamo fatto la pizza a tre gusti, pomodoro, pomodorini, rucola, scaglie di grana e prosciutto crudo. Poi abbiamo fatto la margherita, poi la polvere di noci e grana e provola. E poi per primo abbiamo preso come stuzzichini, non lo so, mio marito ha preso varie cose. Abbiamo fatto dei gusti, no, tre gusti abbiamo fatto. Tre gusti abbiamo fatto. Tre gusti. E poi abbiamo preso le patatine fritte, poi abbiamo preso i rusticini. E com'era la pizza? Buona. E tu quale hai mangiato? La margherita. E quella con le noci non ti piaceva a te. Invece a Vincenzo? Vincenzo? Te quale ti sei mangiata? Quella lì con le noci era buonissima. Bravo, il papà si è mangiato tutto invece. E lui ha mangiato tutto. Vabbè, ma non si sa se andiamo a casa o andiamo da qualche altra parte. Per ora ci lasciamo qui e non si sa dove andiamo, se ci vediamo nel letto o ci vediamo da qualche altra parte. Eccoci qui, siamo da poco tornati a casa. Io mi stavo preparando un bel bicchiere di acqua frizzante con il ghiaccio, in questa bustina qui c'è tutto il ghiaccio, perché appunto alla fine siamo andati a mangiare anche un gelato. Però ecco, mi vergogniamo un pochino a fare le riprese, anche perché non sono appunto molto esperta, no? E poi in pubblico, ecco, mi dà fastidio, mi piace godermi il momento, quindi quando vado in giro e quando posso appunto vi faccio vedere un pochino. Comunque niente, mi sto preparando un bel bicchiere di acqua frizzante, uso la Caudianello che usiamo per la macchina del caffè. Oppala.
Ho scelto gusti molto rinfrescanti, ananas e melone, non ho scelto apposta gusti cioccolatosi, però comunque ho sete. Anzi, mi riempio pure la macchinetta di caffè. E niente, io alla fine ve l'ho detto, siamo andati a mangiare il gelato, ho lavato già i denti ai bimbi e tutto, io mi devo soltanto struccare. E niente, vabbè, vi mando un bacione. Ci vediamo al prossimo vlog. Mi raccomando, se vi fa piacere, iscrivetevi al canale che trovate la scritta qui sotto, iscriviti. E se volete, ecco, lasciatemi un mi piace, un commento, vedete voi. Un mega bacione. Ciao ciao!